Il suono dell'esplosione riecheggia tra le colline della Valmarecchia, l'odore del plastico si diffonde, spinto dal vento. Cava Monte del Ronco, Poggio Torriana, al confine con San Leo e Nova Feltria. A pochi chilometri da qui correva la linea gotica ed è qui che da alcuni giorni il genio ferrovieri dell'esercito sta facendo brillare 200 proiettili di artiglieria della Seconda Guerra Mondiale. Sono dei 75 mm APC, dei proiettili perforanti, risalenti al secondo conflitto mondiale e di nazionalità tedesca. È anche grazie a questi proiettili sparati da cannoni nascosti tra la vegetazione che i tedeschi riuscirono a rallentare l'avanzata delle truppe britanniche che nel settembre del 44 risalivano verso nord per liberare l'Italia. È un materiale che serviva per perforare le corazze dei mezzi blindati, prevalentemente quindi carri armati. I proiettili sono stati rinvenuti alcuni mesi fa in un terreno agricolo di Morciano di Romagna durante dei lavori di scavo. Erano stati sotterrati tutti insieme, probabilmente dai tedeschi in ritirata. Hanno una bassa carica esplosiva ma un involucro estremamente resistente, per questo il brillamento richiede diversi giorni. Le operazioni coordinate dalla prefettura di Rimini andranno avanti fino a venerdì. Siamo allontanati dal punto di brillamento di circa 150-200 metri per essere in una posizione di sicurezza. Il brillamento avverrà in quell'area, in quella direzione.